La Fabbrica delle Idee per Arezzo ha organizzato, in occasione dell'80° anniversario della pubblicazione del Manifesto di Ventotene, un incontro sull'Europa unita e libera per fare il punto della situazione in questa importante ricorrenza. L'Europa è andata avanti a strappi, come se fosse seduta su un'altalena. Turati e il Manifesto di Ventotene ormai fra gli 80 e 100 anni fa, poi uno stop, poi una politica di maggiore condivisione che arriva a Maastricht e all'euro, poi di nuovo uno stop. Oggi ci sarebbe bisogno di passare agli Stati Uniti d'Europa, una politica di difesa comune, un unico ministro delle finanze e dell'economia, salvo giocare un ruolo di rimessa nella sfida fra Stati Uniti e Cina. Ecco, ci sono partiti anche in Italia che invece vanno in altra direzione. È esattamente così, c'è ancora un rigurgito di un certo populismo. La Lega in testa e Fratelli d'Italia a ruota, ma anche a sinistra manca quel piglio che una campagna elettorale così importante dovrebbe determinare. Non sono elezioni fra le tante queste, sono elezioni dove va fatta una scelta precisa e in qualche modo definitiva. Io penso che passare ad una fase che è quella dell'Europa delle tante sovranità, ad un'Europa dove ci sono obiettivi comuni condivisi anche nelle istituzioni, sia la strada maestra. Mauro Seppia, dall'alto della sua grande esperienza politica, una riflessione su questo momento dell'Europa. No, noi abbiamo un'associazione che si chiama la Fabbrica delle Idee, che tenta di fare un po' di cultura politica, civile, sociale. Oggi, quest'anno, ricorre gli 80° anniversario 1944-2024 del Manifesto di Ventotene, cioè un documento che poi è diventato una delle basi dell'Unione Europea, che già allora, in piena guerra, divisione, lotte intestine in Europa, pensava che riportare la pace in Europa bisognava pensare più alto, volare alto, e pensarono ad una federazione degli Stati europei con governo e Parlamento. La cosa iniziò, oggi siamo a metà strada, c'è il rischio si torna indietro se non si spinge per andare avanti. Ecco, vedendo quello che sta succedendo in questi ultimi anni, purtroppo non c'è da essere molto ottimisti. No, tutt'altro. È un revival di spinte nazionalistiche e statualistiche che sono contrarie ad una unità politica dell'Europa. Ma se si pensa che noi siamo appena da 350-400 milioni, di poter competere divisi in 27 stati con Cina, Russia, Stati Uniti, India, eccetera, non ci rendiamo conto che noi ormai siamo diventati una piccola cosa che non conta più niente sul piano politico ed economico.